la Digital Platform è la nuova proprietaria della Selta. In amministrazione straordinaria dal 2019 l'azienda italiana passa nelle mani del gruppo industriale, anch'esso interamente italiano. Finalmente una buona notizia che riguarda anche il sito di Tortoreto per un'avvertenza che si trascinava da 3 anni e che senza la mobilitazione e la caparbietà dei lavoratori del sindacato, in primis quello territoriale e l'RSU, avrebbe visto un'altra eccellenza italiana del settore della cyber security scomparire insieme alle sue professionalità spacchettata e svenduta con la perdita di centinaia di posti di lavoro. Finalmente si mette un punto per riniziare, per girare pagina e avviare una nuova vita alla Selta. Di fatto c'è stata l'aggiudicazione il 27 settembre da parte della Digital Platforms, scongiurando quello che noi abbiamo sempre temuto. Prima cosa la perdita occupazionale, la Selta occupa 80 posti di lavoro, ma soprattutto il depotenziamento, il depauperamento di un intero territorio. La Selta è un'azienda d'avanguardia che si occupa di cyber security e di alta tecnologia e telecomunicazioni. E questa per noi di fatto è una buona notizia, è un grande risultato, frutto di grandi lotte sindacali. Dal 2019 in poi sono 3 anni che le lavoratrici e i lavoratori si battono per mantenere il posto di lavoro e per non depotenziare tutta la provincia di Teramo. Voi come sindacati incontrerete la nuova proprietà? Allora, noi già l'abbiamo incontrata giovedì scorso, ci è stato presentato un piano industriale che ci sembra positivo, che addirittura potrebbe prevedere anche nuovi posti di lavoro, sicuramente il mantenimento e il rafforzamento del sito di Tortoreto. Chiaramente bisogna attendere, 2 anni sono il vincolo della gestione controllata, della vigilanza, diciamo, quindi è chiaro che bisogna confrontarci, monitorare, tuttavia insomma riteniamo sia molto positivo il risultato ottenuto fino adesso. Sottolineiamo che è un risultato frutto delle lotte sindacali che ci sono state e del lavoro sinergico che si è avuto anche insieme a tutte le istituzioni, partendo dal MISE fino alle istituzioni territoriali.